Buonasera a tutti ragazzi, eccoci qui con questo nuovo video. Oggi andiamo a vedere i premi della GV. Vi spoilerò subito che abbiamo vinto un'altra carta rara, quindi andiamo a vedere subito cosa è successo. Ma prima di tutto, sigla. Ragazzi, vi ricordo che qua sotto c'è il link per registrarvi su Sorare. Mi raccomando, fatelo dal link così che a 5 acquisti di carte all'asta ne riceverete uno in omaggio, che fa sempre comodo. Quindi mi raccomando, usate il link qui sotto in descrizione. Ma cominciamo col video e iniziamo subito con la Serie A Pro Limited, dove ho giocato 2 in meno, quindi neanche ne parliamo. Scendiamo all'U23. Under 23, dove andiamo a carta T4 per 13 punti a 93. Non prendiamo la T3. Devo dire che la squadra non è andata come mi aspettavo, a parte Manfred Dugalde, che lo sapete, chi mi segue da sempre sa, non l'ha mai visto nella mia formazione dell'Under 23. Questa volta mi sentivo la sua ottima prestazione, l'ho voluto rischiare, ho fatto bene perché ha fatto gol e assist. Mi era venuta anche l'idea di metterlo capitano, poi ho pensato di mettere Coach Q perché è rigorista, comunque una partita dove ci poteva essere un rigore e... ho fatto questa scelta che alla fine non ha pagato perché è quello che ha preso di meno dei giocatori di movimento. Ma analizziamo un attimo cosa è successo. Vabbè, a parte che a Diogo Costa non mi aspettavo i 2 gol contro il Famalicão, ma va bene. Solé ha fatto la sua prestazione che mi aspettavo. Il problema vero e proprio è stato Xavi Simmons, anche perché ho visto la partita e voi lo sapete, quando io guardo le partite sono molto critico. Doppia big chance missed. Una davvero clamorosa, l'altra non lo so, non saprei come giudicarla, ma una davvero clamorosa. Qui lui, finché ha fatto questo dribbling chance missed, stava giocando bene. Il PSV tra l'altro non so se avrebbe preso poi 3 gol se chiudeva subito la partita, e questa cosa ha penalizzato tutto il processo della partita, perché se in quel momento segna quel gol stava prendendo di all around mi pare 10, quindi va a 70, pure se dopo non arriva il suo secondo gol, magari non ne prende 3, quindi non prende il meno 10 più meno 14 più meno, non mi prende questo voto schifoso, e quindi qua già era andata male. E poi da Coach Q non mi aspettavo per l'ennesima volta un 60 senza fare niente, perché sono un bel po' di partite che non fa né assist né gol, e abituati al giocatore che l'anno scorso è arrivato a prendere dietro Tadic come azioni da gol fatte, cioè dove ha segnato ha fatto assist, dove è entrato nella squadra, quest'anno un po' sottotono, soprattutto in questo finale, perché durante la stagione comunque ha fatto il suo. Questa cosa ha portato ad arrivare a una T4, quando comunque 351 punti non sono pochi, però hanno giocato sottotono tutti rispetto a quanto mi aspettassi, tranne Manfred Dugalde. Ma andiamo avanti, qua comunque Laurenti non ha giocato. Second Division, dove anche qui male tutti, quindi la skippiamo molto bellamente. Invece Premier League Pro Limited, dove qui fa contro il Tottenham 2 gol e un assist, super partita. Però Ramsdale prende gol contro il Nottingham e non me lo aspettavo, ma soprattutto Damsgaard è partito dalla panchina, che è la cosa che mi ha penalizzato di più. Si è rotto Jensen ed è entrato Damsgaard, quindi doppio malus per la mia squadra, perché Damsgaard entra dalla panchina e Jensen si rompe al 59esimo, al 62esimo, quindi male. Qua Premier League, dove Haaland ha giocato dalla panchina, e poi MLS Pro, dove qui purtroppo giochiamo senza il capitano perché Zimmerman non ha giocato, era dato di nuovo al 60%, dovevo rischiarlo perché non avevo altro di buono da mettere. L'ho messo capitano perché ho detto, se gioca bene lo voglio capitano, se tanto non gioca, pure mettendolo capitano non ho speranze. Quindi me la sono giocata così, questa decisione. Peccato perché Danny Wilson ha preso 92 e il Prinz Bilkone ha preso 78. Mi aspettavo di più da Brian Gutierrez, soprattutto dopo 3 gol della sua squadra, ma comunque incide poco perché appunto Zimmerman non ha giocato. MLS, dove qua prendiamo un 100 del portiere, un 100 prendendo di Zell Ryan, un 66 di Mosquera e male i due attaccanti. Legend Challenge Limited, dove non andiamo a premi per 70 punti, ho schierato praticamente gli scarti. Unica cosa, mi aspettavo una prestazione molto molto superiore di Shohei Nagaki, non tanto perché avevo un avversario difficilissimo che è il San Frecce come avversario, quindi, ma
perché l'ho schierato insieme a Janker. Ho detto: se prende bene Janker, prende bene Shoenagaki. Janker ha fatto doppietta, Shoenagaki ha fatto pietà. Però non poteva ambire chissà cosa neanche con la sua 100, quindi va bene. La Liga Pro Limited, dove ragazzi, nella Liga sto avendo una sfortuna immane. Non ho messo Sorloth, ha segnato Sorloth. Vi spoilero che questa settimana ho messo Sorloth, se non ho messo Plata contro il Barcellona, ha segnato Plata. Non riesco mai a beccare l'attaccante che mi segna nella Liga Pro Limited. È una cosa clamorosa. Infatti mi sa che vendo tutti e tre, quelli che ho, me ne compro uno e schiero sempre lo stesso, almeno. Non mi sta a romper cacchio, anche perché qua con la sua prestazione da 70 vai a premio. Quindi bastava un gol, quello che ha preso Sorloth, e vai a premio. Comuni le skippiamo. Francia Pro Limited, dove vabbè, Donnarumma fa l'errore, Vitinha non gioca, quindi proprio male, male, male. Da evitare. Tra l'altro avevo messo attaccante Khedira, che poi ho cacciato e ha giocato titolare, seppure rotto, proprio una tragedia. Passiamo alla partita più assurda, perché qui ero arrivato al 60. Primo gol che ha fatto il Lipsia, ero altissimo, avevo tipo 400 punti. Perché Sommer mi sembra che ha preso gol, sì, giusto al 64esimo, aveva già l'imbattibilità. Avevo l'imbattibilità di Sommer, Pavard che non aveva fatto l'errore e stava prendendo, mi pare, 70, quindi solo Pavard erano 60 punti in più. De Ligt che aveva l'imbattibilità del più 10, più non aveva il meno 1000 dei gol presi. Kimmich non aveva il meno dei gol presi, più stava prendendo un voto alto. Stavano prendendo tutti bene. Ah, è successo così: 3 gol in 10 minuti. Dopo 10 minuti avevo 200 punti in meno. Ero altissimo, sono finito proprio basso, 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 basso. Ci sta, non mi aspettavo che il Bayern Monaco facesse una cosa del genere. Soprattutto il gol preso con Cancelo da solo a difendere. Bah, va bene. Va bene così. Male, male. Qui blocco San Frecce, che come abbiamo visto prima, do la doppietta di Juncker, ha perso. Quindi nulla da obiettare e da fare. Passiamo a una delle squadre dove ci sono rimasto peggio. Perché? Perché compro Jared Strud apposta per questa giornata, insieme ad Haglund. Guardate Strud messo capitano di proposito, 92.2, quindi super prestazione. Ma Jonathan Bond decide di fare due error al gol, uno sì, uno ci sta, il secondo non lo so, perché il secondo Bond comunque poteva fare poco. Era piazzato male, non so se avete visto la partita, non era piazzato benissimo, però poteva fare poco, e che la difesa ha proprio dormito, cioè quando lui la respinge la difesa non si muove, si muovono solo gli attaccanti avversari. Non lo so, uno non lo so, però comunque non arrivavo a carta, era giusto per parlare, per vedere un po' la vostra idea. Haglund, che non mi aspettavo sinceramente prendesse così poco, semplicemente perché mi aspettavo una partita con gol e con tante azioni, però mi aspettavo appunto tante difese. Invece Haglund, anche guardando la partita, non è stato proprio reattivo, non mi sembrava tanto in giornata. Stessa cosa, mi aspettavo il gol di Luis Amarilla, che ancora non arriva, ma siamo fiduciosi. Mentre altra pessima prestazione di Paul Marin, me lo aspettavo, ma purtroppo era l'unica super rara che potevo schierare perché ho tre giocatori infortunati. Champions America, dove andiamo a T5, perché? Perché il Nashville, col mio blocco difensivo, il mio blocco difensivo prende gol da Charlotte. Non me lo aspettavo. Anche perché Acosta 90, Russell 75 anche senza decisive, Ricky Puig non mi aspettavo un 3-0 netto con un suo 51, infatti l'avevo messo capitano, di solito metto Acosta, ma il blocco difensivo ha rovinato tutto, perché qui poteva portarmi davvero a premi molto più alti, una T3 sicura, forse anche una T2. Peccato perché penso di aver schierato una signora formazione, viste le partite che c'erano da disputare, ma non mi è girata nel verso giusto. Challenger Europe, dove non avevo tante pretese, non tanto per la qualità della squadra, ma quanto per la difficoltà della partita fra Benfica e Sporting. Infatti con Kalo Ramos non l'ho messo in Under 23, ma l'ho schierato qua col blocco, perché ho detto o fanno la partita della stagione e stravincono, oppure li perdo tutti insieme. Così è stato, li ho persi tutti insieme. Cap 270, dove peccato rinviano la partita a Lucas Jansson e non arrivo a premio. Becco il capitano comunque buono, c'ho un 100 del mio difensore
di Ulsan. Non mi aspettavo i due gol presi dal portiere, vi dico la verità. Quindi sarebbe stato ancora migliore il premio, ma hanno rinviato la partita di Janson, quindi già giocandone in meno era quasi impossibile fare premio. Sfortuna più grande qui nella Cup 240 Super Rara, squadra che tra l'altro ho annullato perché ho messo in vendita delle carte. Ma ragazzi, guardate, ho fatto 203 in 4, ho fatto 203 in 4 con due prestazioni obbrobriose di Mbumburi e Robert Taylor. Robert Taylor purtroppo è andato dalla panchina, ma lo avevo messo in conto. Ho detto potrebbe giocare 45 minuti, ne ha giocati purtroppo solo 20, ma va bene così. Però non mi aspettavo mancasse Aaron Long, perché? Perché sì, si è fatto male all'ultima, ci è costato anche il premio l'altra volta. Si è fatto male all'ultima, però era dato come un nulla l'infortunio e la titolarità su qualunque testata giornalistica almeno al 70%. Io ho detto, se dato al 70% per me Aaron Long gioca sempre perché è il difensore più forte che ha la squadra. Male che va, comunque lo metteranno durante la partita. No, poi vabbè, prestazione scandalosa perché poteva arrivare in 4 tranquillamente a soglia. Bastava finalmente un gol di Bumburi che non segna mai o qualcosa da Robert Taylor. È arrivato devasto anche perché Fontas ha preso 50 con 4 pappine subite. Quindi già solo le 4 non pappine di Fontas mi portavano forse a soglia o mi ci portavano giù di lì perché avrebbe preso sicuramente. Forse un 80 lo poteva prendere tranquillo, quindi proprio clamorosa. È stata una giornata, dopo il 100 di Miller, è stata una giornata proprio obbrobriosa da tutti i punti di vista. Ed ecco qua, Cup 240 rara dove andiamo a carta. Qui vi sembrerà, dice, Gianmi, grande, grazie in Cup 240 rara. No, ho avuto una sfiga paurosa. Perché ho avuto una sfiga paurosa? Perché, voi sapete, ho i due giocatori, i miei due centrocampisti del Sapporo, che schiero sempre. E come vedete non ci sono perché? Perché la partita è iniziata prima delle 4 del pomeriggio, quindi sono finiti nella GV precedente. Kaneko e Asano, andate a guardare i voti, raga. 80 Kaneko, 70 Asano. Non mi entravano entrambi come cap, però mi entrava uno dei due, mi sembra Kaneko, ma non vorrei dire una cavolata al posto di Abbe, perché ho lasciato 10 punti fuori con questa squadra. Quindi voi capite che qua avevo minimo 40 punti in più, se non 50 del tutto. Saremmo arrivati a T3 alta rara, ragazzi. T3 alta rara, che comunque è una buona, buonissima carta. Purtroppo è stata proprio questione di ora, di orario. Ce lo prendiamo così. Sono comunque contentissimo per la soglia e per la carta. Dispiace perché proprio per questione di ore avevo fatto una lineup che non ho potuto schierare. Poi, Cup 240 limited, dove vabbè, qua ci rimane comunque l'incazzatura perché? Perché non è stato guardato la partita del Daeju, non sono arrivati i risultati soliti, i problemi della Corea, non saremmo comunque arrivati a carta, ma queste cose mi danno troppo fastidio. Cup 220, dove sapevo che Honda era a rischio, invece ho schierato i due giocatori a rischio insieme, quindi nulla da sottolineare. Cup 220, dove sono andati male tutti all'unisono. Bundesliga Pro Limited, dove becco il capitano, ma Friedl e Arnold hanno deciso di smettere di giocare in questo finale di stagione quando si sono ripresi Gnabry e Sané. E quindi questa squadra sta andando male ogni GV, anche quando loro due fanno bene. Bundesliga, dove neanche la guardiamo, All-Star Rara, dove qui nulla da recriminare perché ho schierato prendere solo quelle che potevo schierare. Mi spiace solo per Sekiko che ha procurato il rigore ed era il capitano perché ha fatto una bellissima prestazione, ma comunque non mi avrebbe portato a carta, quindi pochi pochi rimpianti. All-Star Limited, dove meno male che hanno fatto schifo i due attaccanti perché avevo detto devo cambiare Kimori che non può giocare contro il Gamba che era la sua ex squadra, in Giappone non si può giocare contro l'ex squadra, mi sono completamente dimenticato di scambiarlo. Di cambiarlo prima della GV, meno male che non ho rimpianti. Errore mio, non avrei potuto prendermela con nessuno questa volta. Male male, per fortuna hanno fatto male tutti gli attaccanti. Dispiace che ogni volta qua vedete statistiche con bottoni impressionanti, ma non riesco mai a
a metterli insieme. Ogni volta c'ho i 100 disparati di qua e di là. Prima o poi capiterà che riuscirò a metterli tutti, tutti insieme. Quindi andiamoci a prendere questi 5 premietti, che poi alla fine sono 3 più la soglia e le monetine. Monetine che sono utili per bumpare i giocatori, poi ne parleremo in un prossimo video di come mi muoverò da questo punto di vista, ci sto ragionando parecchio. Apriamoci la soglietta rara, la limite non l'abbiamo presa, 0,027 che non fanno mai male, e andiamo a vedere cosa abbiamo trovato nelle cartine limited rara. Mid Austin? Ah, Rodney Reds. Allora, 22 anni, questa carta non è male. Cioè, a me lui non dispiace, non dispiace. Presso un AT5 me la prendo, me la collo volentieri. Un AT5 così, me la collo volentieri. Chissà, anche la rossa è una cosa del genere. T4 Limited, Spagna, attaccante. Questo è sicuro un under perché... Ok, lui non lo conosco. Lui non lo conosco, però 19 anni ci piace. Quando sono così giovani ci piacciono sempre, raga. Speriamo di trovare un giovane anche qui. Vai, T5 rara. T5 rara, Spagna, difensore. Fernando Calero. Andiamo a vedere un po' cosa sono. Cosa ci portano queste card. Partiamo da una base di 50 euro della soglia. E andiamo con... Redes che costa 1,50 euro. Ce la colliamo. Vabbè, non male. Per una T5 che non deve essere manco under. 2,24 euro per Carricaburu che ha fatto due decisive, un gol e un nelle ultime tre. E un gol a 19 anni. Ci può stare, non mi dispiace. Quindi sono, diciamo, 2-4 euro. E qua ne pigliamo 14, quindi 18, 68 euro questa GB. Come sapete, ragazzi, sono pochi per via delle squadre che ho. Però con i prezzi di adesso, questi 68 euro vogliono dire tanti, tanti giocatori. Ne ho già adocchiati 4-5, avevo contato più o meno una sessantina di euro, tenendomi basso, quindi ho un budget ancora di più. Ne ho adottato già 4-5, che hanno dei prezzi clamorosi da recuperare. In attesa della soglia super rara, della prima soglia super rara, che lì si spostano un po' gli equilibri. Come vedete, ho cambiato l'attaccante. L'ho cambiato, ho preso una riserva. Ho preso il Prisbilco nazionale. Viene da due gol. Spero che non mi deluderà questa GV in questo weekend. Lo scopriremo nel prossimo video. Noi ci vediamo, ragazzi, dopodomani con il prossimo video. Io vi ringrazio come sempre. Scusate per il video un po' lungo, ma penso di avervi spiegato tutte le squadre che ho schierato nel dettaglio. Magari avete anche preso qualche consiglio o notato qualche giocatore che vi può piacere. Spero di esservi stato utile. Ciao ciao!